Buongiorno a tutti, nuovo appuntamento in diretta con il nostro telegiornale in apertura. I numeri del contagio della nostra regione che confermerebbero ancora la zona bianca, così dice la bozza del monitoraggio riguardante il Friuli Venezia Giulia. I numeri sono ancora positivi, l'indice RT risale leggermente a 0,67, era di 0,59, ma il calo dei contagi è del 33%. L'incidenza sarebbe di 12 casi per 100.000 abitanti. Buoni anche i dati relativi all'occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche che sono al 2%. Come ogni giovedì ci sono queste anticipazioni sulla bozza del monitoraggio che poi viene presentata e valutata dal CTS il venerdì e da lì derivano poi le decisioni del Ministero della Salute per la classificazione delle regioni nelle varie zone. Per quel che ci riguarda, questa anticipazione confermerebbe ulteriormente il prolungamento della zona bianca per quel che riguarda il Friuli Venezia Giulia. Torna però sotto esame l'uso del vaccino AstraZeneca dopo gli open day aperti anche ai giovani, non però nella Friuli Venezia Giulia, e i casi di trombosi verificatisi in alcune giovani donne. Il Comitato Tecnico Scientifico in breve tempo, già nei prossimi giorni, potrebbe esprimersi con un nuovo pronunciamento sull'uso nella strategia vaccinale, in particolare proprio fra i giovani. Le regioni continuano a muoversi in ordine sparso, chi mantiene gli open day e chi li cancella, dopo i dubbi sollevati sempre dagli esperti per non usare il vaccino nei giovani. Le nuove valutazioni potrebbero portare a dei limiti di non fattibilità sotto i 30 o i 40 anni, come ha spiegato anche il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, mentre una revisione non la farei sopra i 50 perché il rapporto tra rischi e benefici è indubbiamente, anche con la circolazione attuale, a favore del beneficio. Anche se in Italia il vaccino di AstraZeneca è già preferibilmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età, come ha ricordato il coordinatore del CTS Franco Locatelli, molte regioni si sono mosse in ordine sparso e continuano a farlo. L'ASL di Napoli, per esempio, oggi ha revocato l'open day programmato per domani sera con AstraZeneca a tutti i residenti di oltre 18 anni senza prenotazione. E questo è stato fatto anche da altre regioni, non nel nostro caso, il Friuli Venezia Giulia, e nemmeno in Veneto, dove Luca Zaia ha voluto ribadire che il vaccino AstraZeneca è stato utilizzato solamente per i soggetti over 60. Intanto, in base anche alle decisioni del CTS e del governo e il costante aggiornamento con le regioni, si stanno valutando le misure per le riaperture delle ultime attività che ancora sono chiuse, come ad esempio le discoteche. Si parla di una riapertura per adesso solo all'esterno. Vediamo questo servizio che fa il punto sulla situazione di questo tipo di locali ormai chiusi da più di un anno. Piper ha chiuso il sabato 28 febbraio 2020 e stiamo entrando nel 17° mese di chiusura. L'anno scorso sono ripartite per 30 giorni d'estate con tutti gli sviluppi che conosciamo purtroppo, le discoteche all'aperto, però noi diciamo locali al chiuso che siamo diciamo il 60% dei 5.000 locali che esistono in Italia. Non abbiamo mai avuto la possibilità di ripartire. Significa innanzitutto mettere alle corde un'azienda, un'impresa, un locale. Significa creare una crisi di natura economica e finanziaria per questa impresa, perché deve innanzitutto continuare a onorare i propri debiti, i contratti in essere, mantenere anche in funzionamento, diciamo, i beni strumentali dell'impresa stessa. Penso che fare regole diverse a seconda che gli ambienti siano all'aperto o siano al chiuso è sbagliato. Bisogna tenere in considerazione il fatto che i locali di pubblico spettacolo sono dotati di un impianto di areazione che generalmente è molto più efficiente rispetto a quello di altre tipologie di locali. Ritengo che l'unica regola che possa essere applicabile è quella di creare delle zone sicure garantite da un Green Pass, che deve essere una certificazione a livello europeo. Andiamo anche all'estero, dove ci sono diverse misure per il contenimento del contagio, ma anche un allentamento delle stesse, come a Bruxelles, dove è caduto l'obbligo della mascherina all'esterno. In tanti però la tengono ancora. La misura però non si applica alle vie commerciali molto trafficate. Vediamo.
vedete, quindi ci sono molte persone che non utilizzano la mascherina all'esterno. Invece adesso andiamo a Pordenone, dove è stato inaugurato all'ospedale il centro diurno per i disturbi sull'alimentazione nel reparto di pediatria. Sentiamo anche le interviste che ha raccolto Boltin. Il reparto di pediatria dell'ospedale di Pordenone da tempo è all'avanguardia nella gestione e nella cura degli adolescenti con disturbi dell'alimentazione. E quest'anno sta gestendo un aggravarsi della situazione dovuta alla pandemia da Covid, che ha fatto crescere questi disturbi del 30%. Oggi è stato inaugurato il centro diurno, una struttura che consentirà di dare più sostegno e anche più normalità ai ragazzi e alle ragazze che sono ricoverati o seguiti dal personale dell'azienda sanitaria. Il risultato è stato ottenuto grazie al coinvolgimento del territorio, con le donazioni e il lavoro di AIL, Associazione Donne Operate al Seno, Rotary Club, Panatron e Associazione Nazionale Alpini. La struttura ha 8 posti sostanzialmente, no? Quindi già un numero abbastanza significativo. Il personale è caratterizzato da psicologo, educatore e dietista sostanzialmente. C'è la collaborazione e anche dello psichiatra ovviamente, che viene a effettuare gli interventi di competenza. In più c'è la collaborazione con il pediatra laddove c'è bisogno. E si pratica sia la riabilitazione nutrizionale, sia gli interventi di carattere psicoterapico individuale di gruppo e anche di tipo educativo, no? A volte quindi alla risocializzazione, a favorire l'inclusione sociale. L'aspetto importante è il mantenimento o aiutare il mantenimento di attività scolastica, relazione col gruppo dei pari, miglioramento delle relazioni genitoriali, cioè mantenere il contesto evolutivo necessario in persone che sono dai 12 fino ai 21 anni sostanzialmente, no? E anche di più se necessario, perché il centro di studi alimentari segue anche l'età adulta e non soltanto l'età evolutiva. Un altro risultato importante dell'azienda è un risultato che segna il modello dell'integrazione anche con gli aspetti di natura sociale, non solo sanitaria, risponde a bisogni di salute importanti, afferma la multidisciplinarietà e consentirà anche di essere efficace rispetto anche agli effetti della pandemia. Incidente fortunatamente senza feriti che si è verificato questa mattina a Udine in Viale Venezia. Un SUV, un Mercedes GLC, si è ribaltato da solo in una parallela di Viale Venezia, nel cosiddetto sottoviale, poco dopo l'incrocio con Via Birago. Pare che l'autista abbia compiuto una manovra in maniera completamente autonoma e la macchina poi si sia ribaltata sul fianco, come vedete da queste immagini. A bordo c'erano due persone, marito e moglie, che sono usciti dal finestrino. Entrambi sono in buone condizioni di salute. Ieri sera la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente per ubriachezza un cittadino italiano di 44 anni a Trieste. Sono giunte alla sala operativa della Questura infatti alcune telefonate che segnalavano la presenza di una persona molesta nei pressi del tabaccaio in piazza Oberdan. Sul posto si è recato il personale della squadra volante, che ha identificato l'uomo e dopo le formalità di rito lo ha sanzionato. Armonizzare i sistemi di intervento e di soccorso a seguito di una calamità sismica, questo è l'obiettivo di un progetto Interreg tra Italia e Austria che si è appena concluso dopo 3 anni di lavoro. Ci ha spiegato tutto Paolo Commelli dell'OGS, il coordinatore dell'iniziativa. Il progetto era finalizzato a armonizzare le procedure in caso di evento sismico fra Italia e Austria, in realtà anche fra Friuli e Veneto, che erano le due regioni coinvolte nel programma Interreg, e aiutare le istituzioni scientifiche coinvolte a produrre degli strumenti che fossero utili alle protezioni civili, proprio per i fini di protezione civile, quindi individuare in caso di evento immediatamente l'area di danno, l'area dove intervenire. Ci spiega perché è importante armonizzare tutti i sistemi? È importante armonizzarli perché quando c'è l'emergenza è troppo tardi per farlo, quindi bisogna, soprattutto nei rapporti con l'Austria, dove c'è anche la lingua e differenti procedure, differenti visioni dell'emergenza, differenti visioni anche della struttura organizzativa che si occupa delle emergenze, producono dei ritardi. I ritardi in caso di emergenza sono
vuol dire magari non riuscire a salvare delle vite, è importante intervenire nel tempo più rapido possibile. Tutto quello che si riesce a fare in tempo di pace, ovviamente aumenta la nostra capacità di intervenire, quindi migliora la risposta del sistema protezione civile in caso di emergenza. Anche in questo progetto abbiamo costruito 88 nuove stazioni accelerometriche che ci siamo impegnati a mantenere per sempre, diventeranno un'infrastruttura di monitoraggio che resterà per sempre un patrimonio della nostra protezione civile. Insomma, lavoriamo in tempo di pace, ha detto prima lei, in tempi di tranquillità per essere pronti per un'emergenza che speriamo non arrivi mai. È una speranza abbastanza vana, diciamo, siamo nella zona sismica, quindi sappiamo che verrà, non sappiamo quando, non sappiamo esattamente dove, non sappiamo la magnitudo, ma sappiamo che il terremoto arriverà. Il mio vecchio direttore, che è mancato, professor Mucciarelli, diceva sempre: ogni giorno che passa è un giorno che ci avvicina di più al prossimo evento, quindi cerchiamo di non farlo passare in vano. Questa era l'intervista raccolta dalla nostra Angela Accaino. Adesso invece andiamo a Gorizia, dove c'è la nostra Francesca Santoro, perché c'è stata l'inaugurazione di un ambulatorio particolare all'interno della casa circondariale. E vediamo se riusciamo a collegarci, a perfezionare il collegamento con la nostra troupe esterna. La vedo collegata, vediamo anche se ci sente. Francesca, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, siamo nella casa circondariale di Gorizia. In realtà in questo momento ci troviamo in un corridoio tra i vari piani, perché l'ambulatorio richiede l'apertura di varie porte. Adesso ci stavamo organizzando per potervi mostrare questa nuova dotazione della struttura. La struttura è stata ristrutturata recentemente, questa è una nuova dotazione importante che permetterà anche un notevole risparmio di costi, in quanto i detenuti fino ad ora dovevano essere portati, nel caso di necessità di cure dentali, all'esterno. Invece adesso potranno avere risposta a tutte le loro necessità grazie a questo nuovo ambulatorio, che sarà aperto grazie alla collaborazione con Asugi. Noi abbiamo sentito il direttore di odontostomatologia di Gorizia, Daniele Angerame. Vediamo l'intervista che ci ha rilasciato e poi linea allo studio. Quali sono le caratteristiche dell'ambulatorio che inauguriamo oggi? Beh, sono caratteristiche che fanno capo alle più moderne tecnologie, per cui le dotazioni sono di alto livello, i medici sono preparati e abbiamo tutto quello che serve per affrontare ogni aspetto della odontostomatologia. Funzionerà con personale Asugi? Funziona con personale, già sta funzionando con personale Asugi e con personale che è afferente al distretto, per cui ci sono buone premesse per andare avanti bene. Il nostro obiettivo è quello di dare un servizio continuativo. Abbiamo già iniziato una, diciamo, in via, andremo spero una volta a settimana come minimo, come ci si aspetta in tutti gli ambulatori di questo tipo. Normalmente i detenuti che hanno bisogno di cure cosa devono fare? Se non ci fosse l'ambulatorio, dovrebbero essere portati ovviamente all'esterno? Dovrebbero afferire alla nostra struttura. Peraltro l'ambulatorio nuovo che abbiamo allestito, anch'esso fa parte adesso della nuova struttura e non più del distretto, in modo da avere una gestione più diciamo coerente con tutti quelli che sono i nostri principi, la nostra diciamo organizzazione. Prima venivano direttamente da noi o tramite pronto soccorso, tramite richiesta specifica, e vi erano spese anche da parte del Ministero di giustizia, proprio perché devono essere accompagnati con quattro guardie penitenziarie e cose di questo genere, e c'era anche un disagio non indifferente per i nostri pazienti che in sala d'attesa vedevano, diciamo, questa processione. E altro problema era legato al fatto che noi siamo organizzati con degli appuntamenti fissi oltre ai pronto soccorso, e questo alterava un po' tutta l'organizzazione, perché non è pensabile di far attendere un detenuto con tutto, diciamo, il corteo degli accompagnatori, per cui c'erano buone ragioni per organizzare un ambulatorio di questo genere. Io ringrazio tutti quelli che se ne sono occupati e soprattutto anche il direttore, il dottor Quagliotto, il direttore della casa circondariale, che insieme a me è riuscito a
mandare avanti un lavoro abbastanza oneroso. Questa è l'intervista raccolta da Francesca Santoro, poi vi mostreremo le immagini dell'ambulatorio nel prossimo telegiornale. Invece adesso parliamo di turismo, ma anche di tasse non pagate, perché il sito di prenotazioni booking.com è accusato di aver evaso in Italia oltre 150 milioni di IVA, e quanto hanno stabilito i finanzieri del primo gruppo provinciale di Genova e di Chiavari nell'ambito di un'inchiesta sulla maxi evasione della società con sede in Olanda. Secondo gli investigatori, Booking avrebbe guadagnato dal 2013 al 2019 circa 700 milioni di euro su oltre 800.000 transazioni. L'inchiesta è partita nel 2018 da una serie di accertamenti fiscali e sui gestori di bed and breakfast, in particolare della zona del Levante Ligure. Dall'esame dei documenti fiscali, dice la Guardia di Finanza, è emerso come la società olandese era solita emettere fatture senza IVA applicando il meccanismo del cosiddetto reverse charge, anche nei casi in cui la struttura ricettiva era priva delle relative partite, con la conseguenza che l'imposta non veniva dichiarata né versata in Italia. Adesso invece apriamo la pagina sportiva, vedo il nostro Alessandro Sturza collegato dalla Dacia Arena, è proprio lo stadio, proprio la Dacia Arena è al centro di una vivace polemica degli ultimi giorni. Ieri c'è stato l'incontro con il direttore amministrativo Alberto Rigotto e il sindaco di Pasean di Prato, segno tangibile che l'Udinese può e deve cercare altre soluzioni nel caso quella della Dacia Arena non si trovassero. A tutti gli aggiornamenti con Alessandro, buongiorno, ben ritrovato. Sì, buongiorno, buongiorno a te Valentina, buongiorno anche ai nostri amici da casa che ci seguono in questo giovedì di giugno, che vede, come hai detto tu, varie notizie, no? Non solo di caso Udinese, anche di stampo nazionale. Adesso le andremo piano piano a toccare tutte quante. Partiamo dallo stadio. Sì, poi in realtà Valentina, quella di oggi è una giornata un po' di transizione, una giornata durante la quale non ci si attendono, non ci si aspettano e non dovrebbero arrivare ulteriori novità. Insomma, già le due bombe sono state sganciate nel corso della giornata di martedì, con l'annuncio appunto di Rigotto di questa goccia che ha fatto traboccare il vaso e che insomma ha portato alla riapertura di altri fascicoli, di altri progetti che erano messi in cantina, per così dire, che erano stati accantonati, visto che ancora ormai 8 anni fa circa erano stati presi i diritti proprio per la Dacia Arena, dove è stato costruito il gioiellino che ci troviamo qui alle nostre spalle. Poi nella giornata di ieri appunto c'è stato il colloquio tra il sindaco di Pasean di Prato e appunto sempre il direttore amministrativo Rigotto. È stato un colloquio per formalizzare una nuova stretta di mano virtuale, di mano che comunque, come ho appena detto, c'era già stata anni prima, quindi si tratta solo di aver riaperto un progetto, sperando ovviamente che non serva, ma l'Udinese ha già fatto capire di essere prontissima immediatamente a lasciare la sua attuale casa per costruirsene un'altra se dovessero continuare ad arrivare insomma dettagli di insomma sensazioni di disturbo, no? Come se l'Udinese qui stesse disturbando. Rigotto l'ha fatto capire molto bene, è pronto il club bianconero a traslocare. Questa era la prima insomma notizia, vediamo poi se nelle prossime ore o nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità. La seconda riguarda ovviamente Luca Gotti, ormai l'abbiamo già detto, non è neanche più una notizia la notizia dell'attesa dell'annuncio, perché davvero ormai ci siamo, si stanno ultimando davvero gli ultimi dettagli, poi ci sarà la conferma del tecnico bianconero fino alla 30 giugno 2022, quindi la terza stagione per Luca Gotti, la seconda dall'inizio ed è il primo tassello dell'Udinese che verrà. Per quanto riguarda invece Valentina la pagina nazionale dello sport, ci sono due grandi, diciamo, grandi novità. La prima, che poi non è una grande novità, però ci fa entrare totalmente nel clima europeo, perché Gravina ha parlato durante l'inaugurazione di Casa Azzurri a Roma, proprio alla vigilia, no, della gara d'esordio della nazionale impegnata domani alle 21 contro la Turchia nella gara che aprirà gli europei del 2020, spostati ovviamente a quest'anno, e ha praticamente messo l'obiettivo: arriviamo a Wembley, cerchiamo di starci il più possibile, vuol dire almeno arrivare alle semifinali, sarebbe già un gran bel traguardo dopo giorni complicati, dopo anni complicati per il ciclo azzurro. L'altra notizia invece è quella che Sky avrebbe offerto appunto una quantità notevole di quattrini, chiamiamoli così, per avere la condivisione del pacchetto con DAZN, per poter mantenere l'app di DAZN nei propri canali, e DAZN per ora ha rifiutato. Sappiamo che DAZN a marzo ha acquisito i diritti della Serie A, alle sue spalle c'è Team, per ora quindi la risposta è stata negativa. Queste le notizie Valentina, vedremo poi anche tra Sky e DAZN cosa succederà, per ora è tutto, a te.
Grazie, grazie Alessandro. Allora andiamo a sentire proprio le parole di Gravina che ieri ha partecipato a all'inaugurazione di Casa Azzurri fissando l'obiettivo della squadra di Mancini. Il nostro obiettivo minimo era generare quell'entusiasmo che questa nazionale ha già fatto. Questa nazionale ha già vinto. Il risultato finale è un risultato, come sapete benissimo, difficilissimo, ma noi le difficoltà le sappiamo affrontare. La speranza, l'auspicio, l'augurio è quello di prendere un aereo e andare a Wembley, ma non per fare un quarto. L'ipotesi e l'idea nostra è quella di fermarci per un po' di tempo a Wembley e quindi arrivare almeno a giocarci dalle semifinali in avanti. Io ho solo una preoccupazione, lo dico davvero con grande serenità. Ecco, mi piace questo entusiasmo, è straordinario. Consentitemi, forse un po' troppo, dovremmo, noi come italiani abbiamo fatto grandi risultati quando ci sono tante nuvole, quindi il cielo è sereno, spero che rimanga tale, però ecco, manteniamo un po' il livello di attenzione e concentriamoci sui risultati passo dopo passo. L'entusiasmo a me piace da morire, figuratevi, io sono più entusiasta di voi. Però dobbiamo stare con i piedi per terra, perché a volte questo genera degli effetti scontati, ma qui di scontato non c'è nulla. Ogni impegno, però c'è l'amore per il calcio. Noi quello che il messaggio che oggi emerge è che c'è tanto amore per il calcio. Allora la nazionale in questo momento ha davvero grande appeal, attrae tutto il nostro entusiasmo. Io mi auguro che questo entusiasmo possa contaminare anche altre realtà e quindi tutto il calcio possa emergere e vivere di questo entusiasmo. Grazie. Ci fermiamo qui con questa edizione, ritorniamo fra poco alle ore 12, vi lascio le previsioni del tempo, vi ricordo tra l'altro quali sono gli appuntamenti sul nostro canale in questa giornata, perché ovviamente il telegiornale ritorna fra poco, ma anche nel pomeriggio con i consueti appuntamenti, alle 15 c'è anche come pomeriggio calcio per tutti gli approfondimenti dedicati al mondo udinese, e poi invece alle 17.30 mi ritorni in mente, alle 21 l'agenda di Terasso, questa è la programmazione di quest'oggi. Le previsioni del tempo e noi ci rivediamo fra poco, poco più di nulla. Un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Avremo condizioni di variabilità sul Friuli Venezia Giulia, anche se a tratti instabile per effetto di infiltrazioni più fresche in alta quota che produrranno degli acquazzoni o brevi temporali durante il pomeriggio. Nel dettaglio il Friuli avremo una giornata piuttosto soleggiata, seppur con l'incremento della nuvolosità dal pomeriggio e lo sviluppo per brevi acquazzoni o temporali che dai settori montuosi carnici si estenderanno alle zone pedemontane di Pordenone e Udine, ma raggiungendo anche i settori più meridionali fin verso la costa entro sera. Per quanto riguarda la Venezia Giulia, anche qui dopo un inizio abbastanza soleggiato la nuvolosità tenderà ad aumentare, con lo sviluppo più probabile di acquazzoni e temporali sul Goriziano, in estensione poi qua e là anche ai settori costieri entro le ore serali. Clima comunque caldo, valori fino a 28 gradi sulle zone di pianura. Ma per ulteriori dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.